È stato ricoverato qui al terzo piano dell'ospedale San Francesco di Nuoro nel reparto pediatria. Il bimbo di 2 anni, la diagnosi è denutrizione. Sì che sono vegani, poi secondo me sono fruttariani, secondo me mangiano frutta e boh. Eccoci qua, e ora cominciamo questo nuovo, voltiamo pagina con Gianfranco Fissani, buonasera e benvenuto, con Maria Cassano, nutrizionista, buonasera. Grazie. Alessandra Di Lenge, presidente ONLUS Iene Vegane, che ha evidentemente una clac sostenuta, mi sembra che siano là in fondo, sì, li vedo, li riconosco, e Claudia Zanella, vegana, ma che mangia lo spaghetto con le vongole, vero? Vabbè, poi ci spiegherà perché. Di che parliamo questa... In questo blocco parliamo della dieta vegana. Parto da Giuseppe. Giuseppe, che impressione ti fa a te questa cosa? Perché vabbè, un adulto dice io scelgo di fare la dieta vegana, a me non me ne frega niente, cioè ognuno sceglie per sé quello che vuole, basta che non me la voglia imporre, perché io sono adulto ugualmente libero, io non la voglio fare, tu la fai, vabbè, ognuno fa quel che vuole. Ma sui bambini come la vedi la storia? Allora, partiamo dal fatto che io prima di venire qua ho mangiato una straordinaria bistecca milanese, Buoni. Penso che finora questa libertà mi è stata garantita e spero mi verrà garantita in futuro. Penso che non ci siano problemi. Una straordinaria milanese. La seconda cosa è che farò una concessione ai miei... nemici tra virgolette vegani, perché per quello che riguarda i bambini io dico che i genitori si assumono tutta la responsabilità, cioè io adesso non so dal punto di vista scientifico se faccia bene, faccia male ai bambini, ci sono varie teorie da questo punto di vista. Dopo sentiremo la nutrizionista. Però io credo che essendo un amante della libertà, al contrario di molti vegani, che voglio invece imporre per motivi etici la loro alimentazione, penso invece che i genitori abbiano tutto il diritto di far mangiare ai propri figli quello che vogliono. Ovviamente poi si assumono la responsabilità. Per cui a me, se dei genitori scelgono una dieta vegana per i loro bambini, nulla questio, cioè non c'è questione di cui discutere. Poi ovviamente se hanno dei problemi, ma problemi hanno anche, potrebbero avere anche bambini che non fanno la dieta vegana, ovviamente, certo. Si assumono tutta la responsabilità civile, penale, di avere portato alla morte, alla denutrizione del bambino. Non lo so se questo accade, ci sono diversi casi, ma è evidente che non c'è un'epidemia di bambini vegani denutriti, su questo non c'è dubbio, però io mi baso sempre su un principio che non rinnego nemmeno di fronte a questi avvenimenti qua. I genitori hanno tutto il diritto di dare cibo vegano ai loro bambini se vogliono, assumendosene la responsabilità. La libertà vale sempre, anche in questo caso. Posizione chiara. Allora, Alessandra Di Lenge, che ne pensa di questa storia? Ma allora, io volevo inizialmente subito parlare del concetto di libertà. A fronte di un hamburger, oltre al discorso per cui ci battiamo personalmente noi, l'associazione di cui porto voce, eccetera, sulla sofferenza animale, però parlando in questione di numeri, con i cereali che si sprecano per fare una bistecca, potrebbero mangiare 40 bambini, ok? Questi sono numeri. Non sono cazzate, sono numeri. Se poi sono cazzate, perché è comodo dire che sono cazzate, sono perché cazzate. Lede il, la propria... È un discorso è che può lesione, valere per qualsiasi cosa. È una cosa. Lesione alla ma propria tu stai dando abitudine. Degli affamatori di bambini a chi mangia gli hamburger. Ma guarda che sono dati della FAO, questi sono dati della FAO. Ma che dati della FAO? Il 70% delle terre occidentali destinate al pascolo e alla produzione di cibo
sono destinate alle monoculture per gli allevamenti intensivi. Infatti adesso stanno deforestando la foresta amazzonica per questi motivi qua. Qua non c'entrano gli animali. Lì c'è un problema qua un po' più grosso. Qua non c'entrano gli animali. Sì. Qua si parla della vita delle persone, di tutti, dei vostri figli. Gli vogliamo lasciare un pianeta in cui non c'è violenza, in cui c'è cibo per tutti? Ma che c'entra la violenza con la bistecca? La violenza con la bistecca, adesso parlo della violenza e lo sa chiunque, anche gli onnivori convinti, non hanno piacere nel vedere quello che succede negli allevamenti e nel vedere le macellazioni, altrimenti... Ho capito. E poi quello che succede, deforestare significa sbattere via da casa propria gli indigeni che vivono in quei posti, quindi è violenza anche nei confronti delle persone che hanno tutto il diritto di abitare. Scusi, io voglio capire, perché poi io interessa capire, non è che ho posizioni preconcette, ho gusti preconcetti, ma non posizioni. Ma che c'entra la deforestazione con il cibo vegano? Fare spazio per le monoculture. Ma sì, ma in Italia dov'è il problema? No, io sto parlando di quello che sta succedendo, per esempio, nella foresta amazzonica, aumentato del 300%. Ma lì lo sa che il problema è... La deforestazione della foresta amazzonica. Sì, ma non per quel motivo. Non sono dati miei questi, soprattutto per quel motivo. Vabbè. Comunque il mondo non si divide in onnivori e vegani, sono esseri umani. Invece loro dividono il mondo in onnivori e vegani. No. Io non distingo tra onnivori e vegani. Quando vedo una persona non gli chiedo cosa mangia. Cioè gli chiedo cosa pensa, cosa dice, che non mi interessa se mangia la bistecca, se mangia il cavolo, se mangia la bacca, se mangia la formica, non me ne frega niente. Questo è il punto. Invece, al contrario, si distingue tra persona che mangia la carne, considerata quella che inquina il mondo, e persona che non mangia la carne. Questa è la distinzione un po' fascistoide che si fa. Questo è un cartello che dice cosa mangiano i vegani e cosa non mangiano. Vabbè, carne e pesce si sapeva. Molluschi e crostacei si sapeva, latte e uova, ma formaggio e miele. E il miele perché? Perché il miele le api lo fanno per loro. È come se io lavorassi a fine del mese e qualcuno venisse a portarmi via tutti i soldi. E che ci facciamo col miele delle api? Non ho capito. Che facciamo col miele delle api? Le api se lo fanno per loro. Comunque la produzione, ma non c'è niente che resta degli animali che non usano per loro. Non lo possiamo mangiare. Gli animali fanno i loro prodotti per loro. La mucca fa il latte per darlo al vitello, non per darlo a dei... Lo fanno per loro. Ma gliel'hai chiesto se lo fanno per loro o no? Ma è evidente, è scientifico. Basta chiederlo a un etologo. Vabbè. Aspetta. Fatemi chiedere all'ape. Non è questione di chiedere, è questione di ragionare con la testa. L'ape ha... Secondo te le api? Beh, è questione di ragionare con la propria testa. A me piace che ciò un pubblico vivace. Cioè, le api non è che sono state messe al mondo per fornire il miele a noi, Questo non si sa. E chi è che te l'ha detto a te, invece? Ma io lo sfrutto le api perché sono superiore all'ape. No, no, aspetta. La superiorità che non lo può dire. No, perché nel caso in cui ci sia stato il Padre Eterno che ha creato il mondo, se le api le ha fatte per far miele per sé o per noi, non lo può sapere né lei né lui. D'accordo? Si presume che... Logica. Bisognerebbe chiederglielo, però la storia della civiltà ci dice che è sempre stato... Non sono nati per essere nostri schiavi gli animali, eh? No, però... L'abbiamo deciso noi, Quindi sono, però sulle api sono... Sono schiave le api. Vuol dire che sono circa 4.000 anni che l'umanità fa violenza alle api. Ma scusa, la schiavitù delle api non l'ho mai sentita, questa espressione. Sì. Fo fa il miele, fo fa. È uno schiavista. È uno schiavista. C'è un problema, secondo me... Di non considerazione dell'insalata, cioè perché l'insalata non è un essere vivente? Quando tu ammazzi l'insalata per mangiarla, per me il vegetale è assolutamente come l'animale, cioè perché l'ape dobbiamo rispettarla e l'insalata no? Allora dobbiamo mangiare soltanto i frutti che cascano dagli alberi per conto loro, ed è la dieta rubista, quella dei ladri. Allora, io vorrei dire una cosa però, io sono stato vegetariano per un po' di anni, ho rischiato di morire, perché? Perché non avevo capito come funzionava. Cioè, se uno mangia la carne è facile, se uno non vuole mangiare la carne bisogna stare attenti, perché c'è in giro della gente come me che avevo letto i libri, non avevo capito niente, io mangiavo solo riso integrale e insalata. Non avevo capito che ci dovevo mangiare assieme i fagioli, tutta una serie di cose, se no muori. Perché mi salvavo? Perché una volta al mese ero colto da una crisi, andavo in pasticceria
e mi ammazzavo di dolci, poi andavo in salumeria, mi ammazzavo di prosciutto e questo riequilibrava. A me succede tre alla volte a settimana. Mia vita, ecco, io alla fine ho fatto una scelta, cioè mangio poca carne, pochissima, però ad esempio la carbonara. Come si fa a rinunciare alla carbonara? Oltretutto sono c'è le stata non si capisce niente. L'associazione vegana degli Stati Uniti d'America ha stabilito che il maiale, una volta che tu l'hai salato, stagionato, affumicato e fritto fino a carbonizzarlo, non è più un animale, è un minerale. Quindi si può mangiare anche se sei vegano. Ah, ecco, ho capito. Va bene, allora, mi fate sentire... Il secondo caso che esce con i vegani, che il bambino lo fanno proprio stramazzare. Questo, riguardo a quest'ultimo caso, fonte il senatore Lello Ciampolillo, che si occupa di queste cose qua, il medico che ha seguito questo caso di cui avete parlato, ha detto che lei non aveva dichiarato niente, ha chiesto la rettifica, il bambino in questione non era in terapia intensiva, l'ANSA ha cancellato la notizia. Vabbè, quindi però ci una sono bufala. Stati altri casi invece conclamati. Sono tutti anche la bambina obesa che è appena morta negli Stati Uniti perché mangiava cibo scottatura, non era vegana. Ma non era vegana. Perché non se ne parla? Ho capito, come non se ne parla? C'è una campagna al giorno contro gli obesi, io mi sento emarginato. Tutti i modi, i vegetariani. La società, scusa. Si figura. Scusa, Paolo. Non posso dire che i vegani sono come i fruttariani, perché sono due razze veramente... I fruttariani mangiano solo la frutta che è caduta per terra. Caduta dall'albero. Insomma, lì ci sono, c'è pure il ripieno, dunque va bene... A parte tutto, loro si sono sbagliati che mangiano le api che prende il miele. Loro fanno il miele con le vespe. Come fanno il miele? Questa è una cosa che ha detto lui, cioè proprio... C'entra niente. Senta, se sentiamo il pubblico e poi voglio sentire... Claudio Zanella, prego. E ha una bambina di 2 anni a cui offre una dieta vegana. Totalmente vegana, gravidanza andata benissimo, ho partorito quasi 2 anni fa, gravidanza totalmente vegana, seguita da pediatri e nutrizionisti esperti in questo tipo di alimentazione. Bambina nata sana, cresce in modo sano, sia dal punto di vista etico, sia dal punto di vista di salute. Etico è innegabile, che l'etica è un'opinione sua. Che è dalla nostra parte. Etico sono affari... Etico te lo... È una tua considerazione che quelli che non la fanno non sono etici. È oggettivo. Non è che quelli che non fanno la dieta vegana non sono etici. È oggettivo. Etico è una cazzata che dite. No, etico, sgozzare un animale non è etico, se no lo farebbero vedere in pubblicità. Quello li sgozza con le mani, gli animali. Lo farebbero vedere in pubblicità. Perché non fanno vedere quello che succede nei mattatoi? Perché non fanno vedere quello che succede? Perché non fanno vedere quello che succede nei mattatoi, se è così normale e non è poco? Lo fanno vedere da tutte le parti. In pubblicità, dovrebbero farlo vedere in pubblicità. Lasciateci quello che succede nei mattatoi. È una forma di egoismo. Allora, sentiamo lui. È egoismo. 100% animalisti, io li ho visti alle fiere della caccia, fanno paura. No, volevo dire una cosa, questo caso del bambino, no? Ne ha parlato tantissimo i giornali, effettivamente, è un caso molto particolare. Secondo. Però io vorrei avere o vedere la stessa attenzione che c'è sul diabete infantile. Bravo. Ci sono 20.000, non ne parla nessuno, ci sono 20.000 casi di diabete infantile in Italia, un americano su 3 tra 20 anni avrà il diabete, un americano su 3. Qui stiamo importando tutte le cose americane. Parliamo tanto degli extracomunitari. Il problema non sono loro, sono gli americani che ci stanno importando i fast food, gli steakhouse, e fanno diventare tutti diabetici. Perché purtroppo la carne, troppe proteine che derivano soprattutto dalla carne, mandano a quel paese tutto. Mi spiego? Quindi attenzione, e tutti hanno l'interesse, perché c'è, non c'è, ho sentito dire a volte, finisco del bello. Grazie anzi per avermi invitato, per dire queste cose, perché ripeto, non le dice mai nessuno del diabete, è una cosa gravissima in Italia. Io faccio il mio mestiere, nessuno ne sta parlando, 20.000 bambini, ragazzi, non uno, 20.000.
E dicevo, chi ha tutto l'interesse? Per me non ci sono lobby della carne, di questo. Ho sentito diverse cose sulla questione. Il problema sono più, e lo dico a tutti, anche quelli che applaudono, e lo fanno in buona fede, perché anch'io mangiavo carne e se vede, mi spiego. Quindi lo dico veramente per mettere una pulce nell'orecchio alle persone. È chiaro. No, no, finisco. Chi ha tutto l'interesse di far ammalare la gente? Più medicinali si vendono, più le aziende farmaceutiche guadagnano. Sono loro che sono la lobby. Allora, e dico, no, dico l'ultima cosa. Ma si no, l'ha detto, dai. No, dico l'ultima cosa, dopo, ovviamente. Ma era l'ultima anche della prima, dico. No. Sì. No, perdona, perché è importante la questione. Vorrei, ripeto, non voglio che la gente mi dia ragione, voglio mettere delle pulci. Sì, che la gente si documenti su quello che ho detto, diabete americano 1 sì, su 3, sì. eccetera. Infine, sì. E parliamo dei ragazzini, ma perché ci sono tutti questi casi? Perché li portano nei fast food? E lo dico anche alle nonne presenti, non portate i nipoti ai fast food. Vabbè. È pericoloso, cavolo, d'accordo. È pericoloso. Allora, sentiamo Claudia Zanella, prego. Che ne pensa? Silenzio. Buoni. Mi scusi, Viva i fast food, posso dirlo? Come? Viva i fast food. Quelli vegani. Ognuno può dire quel che vuole. Ce ne sono di vegani, Ciro. No, ognuno non è che possiamo criminalizzare. State zitti. Prego. Ovviamente, non ci andare. Vedendo il servizio, se è vero quello che ha detto... Se ti vede Greta, scusami. Ma non ci andare, no. Se ti vede Greta, ti denuncia per la lacca che ti metti per il riporto. Esatto. Ma chi ti crede? Che ha detto? Parla dei miei capelli, un argomento inesistente. Dice che mi metto la lacca, ma non me la metto, per cui... Vabbè, poi ognuno chi se ne mette la lacca... Io... Anche se mi metto la lacca, qual è il problema? Vabbè, non c'è neanche quella? No, non me la metto io. No, neanche... No, ma dico, uno se la può mettere, no. Se non è testata. Come? Se non è testata. Ma se non vuole andare nei fast food, non ci andasse, chi se ne frega? La gente ma che c'entra il fast food con la lacca? No, non ho capito, vabbè. Ti danno una spruzzatina. Il rispetto deve essere reciproco. Le mamme venivano quasi scandalizzate a dirmi ma è tornata a casa la bambina, è un po' scioccata perché tua figlia gli ha detto che stava mangiando un cadavere. È la verità. Allora andiamo in pubblicità, poi dopo sento la sua opinione. Hanno educato i figli a fare terrorismo nei confronti degli altri bambini. È la verità, sono dei cadaveri, cioè, gli animali morti. Hanno educato i figli a fare terrorismo nei confronti di altri bambini. Lì è esagerato, È la verità, sono vivi o morti? Ma dai, sono morti. Ma lo sapete che ci sono, che c'è dentro le farine? Voi non sapete niente, niente sul pane. Avete mangiato il pane per tutti questi anni? C'è il miglioratore. Dei cadaveri nei piatti è la realtà. È la realtà. Ma sì, lo stai dicendo. È la realtà. Sono dei morti. Senti, nei piatti. Bene. Tra un morto e l'altro lanciamo un po' di pubblicità. Ma è vero. Bene. Allora, che c'è? Che vuoi? C'è stato durante la pubblicità un accapigliamento. Che è successo? No, ma si sono avvicinate nell'intervallo due righe. State lì, state buono, per carità, che ho paura. Si sono avvicinate due erinni, che penso che siano quelle signore lì. Che dicendo? Due erinni qua abbastanza minacciose, anche se sono verbalmente, solo verbalmente ho detto, accusando me e Vissani di aver insultato qualcuno. Noi non abbiamo insultato nessuno, abbiamo discusso. Ma è la modalità del signor Cruciani, perché interviene e soprattutto si presenta sempre attraverso provocazioni. Io che ho detto? Per cui voglio dire, è una cosa di buon senso. Ma cosa senso. Ho detto prima? Cosa ho detto prima? Si è presentato dicendo: naturalmente mi sono mangiato una bella bistecca. Ci ricordiamo è tutti. Vietato. Ci è ricordiamo, ma no, è già quasi strano che lei non si sia presentato qua con un agnello scoiato. Ma lascia perdere. Perché questo è il suo intento. Lei è un provocatore. Lei è un provocatore. Io voglio sentire com'è tutto. Dica. Allora, poi il signor Vissani ha detto non dire stronzate, non so a chi, alla signora Di Leggio, che cosa. Sarà lei che deve rispondere, mica lei. Allora, le parolacce non si dicono e lei è qua anche per ammonire. Vabbè, le lezioncine le faccio qualcuno. Un animale morto nel piatto è un cadavere, come un uomo. Un animale è un cadavere. Aspetta, non è vero. A me va bene tutto,
tutto, qualsiasi opinione, salvo quella che vorrebbe l'uccisione di uomini, eccetera, eccetera. Però io sono larghissimo, però mi va tutto bene se uno mette secondo me prima. È se no, ma non è secondo me, no. È la realtà. Ma se una essere, mi scusi signor Del Debbio, se un essere vivente muore, è un cadavere, esatto. Non lo dico io, non è secondo me. Certo che è un cadavere. Posso precisare, non è, però è secondo lei che mangiare quel cadavere è poco etico. Certo, certamente. Quello è secondo lei. Il signor Cruciani che dice io sono superiore alle api, tu non sei superiore a nessuno. Io penso di sì. Se lei si vuole paragonare a un'ape, se lei si vuole paragonare a un'ape, si paragoni pure a un'ape, per carità. Lei è libera di paragonarsi a un'ape. C'è un grande lavorio, voglio dire, ha una grande rimozione collettiva, si vede anche dalle pubblicità che probabilmente stanno girando anche in questo momento, voglio dire, di come si presenta il prosciutto, piuttosto ho sentito addirittura una pubblicità che diceva il prosciutto, ecco, no. Scusi. Non toccate il prosciutto. Sei un coglione. Bravo. Questa è la tua interpretazione. Lei va al posto. Vada al posto. Parolacce. Con Giuseppe. No, non scuso niente. Lei va a sedere. Lei si siede. Si siede. Allora, se state buone, se state tutti buoni, bene. La butto fuori. Ha capito? La butto fuori. No, non butto fuori lui. Perché non è che uno mostra. Ora basta. Voi invece siete lei stia buono lì. A sbozzare animali, a buono lì. A dire un sacco di palle su tutto quello che stia buono. Va bene invece. Tutti buoni. Brava. Allora, o state zitti o vi butto tutti fuori. D'accordo? Pasticcini, stia buono, non è il momento. D'accordo? O ci diamo tutti una calmata, oppure ve ne andate tutti fuori e si parla d'altro. D'accordo? Si sta esprimendo un concetto, ora lo esprimo io. D'accordo? Ecco. Che madonna, sembra, non lo so io. Allora, il fin dei conti che ha fatto il signor... Ha tirato su un prosciutto e secondo lui tira su un prosciutto. Sembra un provocatore, d'accordo. No, ma perché è chiaramente una provocazione, è stata una provocazione. Questo signore perché viene con un prosciutto in trasmissione? Allora, ora tutti zitti, mi interessa moltissimo, più di tutto che dite voi, il parere della nutrizionista. Prego. Grazie. No, allora sicuramente... Boni, non ho tempo per gli applausi, per le cose, eccetera, perché... Mi tocca perdere tempo, mi si è messo su un rig invece che a una cosa. Prego, allora sicuramente volevo precisare una cosa al signore, che è vero abbiamo i bambini più obesi d'Europa, ma il diabete non è sicuramente determinato dalla carne o dal pesce. Ma scusi, io sarei... Vabbè, sta tutto lei. Allora stia buono un attimo, no! Ma facciamola parlare. Stia buono. Quindi ecco, smentiamo... Siate più accoglienti nei confronti. Ma che pensa di leggere solo lei, sa tutto lei, eccetera, la Madonna. Comunque, ad ogni modo, la scienza non è una questione. Ma si faccia leggere il Presidente della Repubblica, scusi. Quindi la scienza non è soggettiva. Diamine. Tutte le volte si parla di sta roba, c'è l'apocalisse, e non è un'apocalisse. Diciamo che la scienza chi non la è pensa in un modo e chi la pensa in un altro. È che... Oh Madonna! No, mi scusi del Debbio. Dica, e state zitti. Qui non si tratta di opinioni, si trattano di dati oggettivi, quindi non diciamo eresie. Sì. Il diabete è determinato dagli zuccheri, non è determinato dalle proteine. Quindi, per favore, ecco, bravo. Mettiamo in chiaro questa cosa. È andato via. Comunque, detto questo,
In linea generale la dieta vegana per gli adulti, se seguita con determinati criteri, non è una dieta che fa male, anzi in alcuni casi migliora anche alcune condizioni dell'organismo, alcune patologie. È chiaro che nei bambini ci sono dei rischi molto alti, come ci sono anche per i bambini onnivori, negli anziani. Quindi oggi non si parla così tanto di malnutrizione, per esempio, dell'anziano ospedalizzato o del bambino onnivoro. Quindi comunque è un problema abbastanza comune. Quali sono i problemi della dieta di un bambino onnivoro? Ah, perché magari tutti i criteri nutrizionali non sono in equilibrio, quindi magari non so, se la mamma non può allattare, magari deve dargli del latte di soia, di latte di mandorla, può andare in carenza nutrizionale anche lì, per esempio. E invece i problemi... Il vegano? Il problema del bambino vegano è che non assumendo nessun tipo di alimento di natura animale, non assume principalmente quella che è la vitamina B12, che è estremamente importante per lo sviluppo del sistema... Allora, io lo dico l'ultima volta. O lasciate parlare, ok? Siamo con un nutrizionista, avrà fatto i suoi studi, va bene? Non è che qui c'è tutto il settore Einstein lì, eh? Ok? Siamo? No, la lascia finire e poi parla lei. Pazienza. Diciamo che la vitamina B12... Provate in redazione a ripropormi vegani e poi vi faccio vedere io perché si fa. Provate. Diete vegane, non se ne parla più perché qui siamo tutti... Quindi, diciamo, non sono all'altezza, ecco, di questi cose. Dica. Il problema principale è proprio questo della B12, perché interviene nello sviluppo del sistema nervoso, nella formazione dei globuli rossi, eccetera. Comunque l'umano mi risulta che non abbia l'enzima uricasi, che a tutti i predatori consente di digerire le sostanze che vengono prodotte durante la decomposizione. Il problema è legato a una questione di disbiosi intestinale verso la quale siamo esposti. Però noi non abbiamo questa enzima proprio, mentre tutti i predatori ce l'hanno. Non ho detto che siamo malati o che siete malati. Il problema è un'alterazione della flora intestinale. Noi siamo stati anche a fare una spesa vegana per andare a vedere un po'. Ma ha colpito una cosa in questi prodotti. Che tipo mini salsicce vegetariane, poi seitan arrosto biologico, capriccio di Bresaola. Ma uno, perché li chiamano con questi perché nomi? Se uno magari all'inizio, per esempio a me, quando ho smesso di mangiare la carne, l'ho fatto perché mi dispiaceva per gli animali, che sono paraculi, non perché ha iniziato a non piacermi il gusto della carne, quindi in un momento di transizione, perché è una paraculata per in vendere. Un momento di transizione per una persona che gradisce quel gusto ma non vuole nuocere agli animali, alla gente che muore di fame, a cui vengono sottratti i cereali per far ingrassare gli animali che poi vengono sgozzati, queste cose gli possono ricordare un gusto a cui era legato. Sì, ma affettato vegano affumicato. Vabbè. Ma questi sono motivi commerciali, lo sapranno chi li vende. Comunque non costa poco comprare sta roba. Allora, uno può comprare i prodotti non raffinati in questa maniera qua e già semplicemente in quello che troviamo in natura, nei legumi, come mangiamo, non è necessario scorparli. Allora, vi faccio vedere il servizio, siamo andati a fare la spesa. Guardate quel che abbiamo fatto, prego. Sembra proprio un salmone, ma è un salmone? Guarda, in effetti sa molto di salmone, ma non è un salmone, è fatta con le alghe e con il grano. Al momento ci abbiamo uno dei burger più famosi al mondo. La base sono i piselli e poi ci sono spezie e altri legumi. Prego. No, posso confessarti che io vado in 3-4 ristoranti a Milano, in uno di questi io ogni tanto c'è un piatto vegano e lo mangio senza nessun problema. Cioè, io l'ho mangiato anch'io. Cioè non c'è nessun problema. E il fatto di chiamare però alcuni piatti, alcune pietanze con lo stesso nome in realtà di quello che loro odiano, cioè gli hamburger, le bistecche, è una paraculata per vendere di più, mi pare. È già il nome in partenza che è sbagliato. Però vabbè, ma chi se ne frega, ognuno va. La cosa fastidiosa è un'altra, che si continua a ripetere, sgozzare, uccidere, eccetera. Che è la verità. È la verità. Però si vuol far passare un intero settore che è quello di chi produce, di chi vende e di chi mangia come una marea di criminali. Non c'è nessuna criminalità, non ci sono criminali, non ci sono assassini, c'è gente che fa delle scelte diverse dalle vostre, rispettate queste scelte e non rompeteci i coglioni. Questo è...
prego, dica. Volevo semplicemente sottolineare che le cose che ha detto lui sono le stesse cose che probabilmente dicevano le persone che vendevano delle persone con la pelle più scura in catene. Ma non dire stronzate! Ma vergognati! Vergognati di questi paragoni con lo schiavismo! Ti devi vergognare! Ragionavano alla stessa maniera! Ragionavano. Ma smettila, vergognati di fare il paragone tra lo schiavismo e gli animali! Con la prepotenza le portate avanti voi. Ma ti devi vergognare, basta, vergognati! Egoismo! Ma ti devi vergognare! Vabbè, 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 vabbè. Punto. Mi fate sentire Jacopo Fo un attimo, sì. Prego, Jacopo. Poi arrivo da lei. Io credo che ci sia un problema di misura. È vero che ci sono animali allevati in maniera allucinante, tutti, con sadismo, eccetera. Tutti. Ma, ad esempio, a Alcatraz io gestisco da decenni un ristorante e compriamo soltanto della carne di animali allevati al pascolo che hanno firmato per diventare esseri umani essendo mangiati. Allora c'è un modo e c'è un altro. È vero che mangiare, ammazzarsi di carne e ammazzarsi... Fammi finire. Ammazzarsi di carne e ammazzarsi di zucchero è una cosa suicida, come consumare l'olio di semi per friggere, l'olio di semi industriale fa malissimo e spero che Vissani abbia cambiato idea sul fatto della tossicità di un olio ricavato con i derivati dal petrolio. Però io mi ricordo una cosa, io aprii un ristorante vegetariano nel 1982, dove avevamo un centinaio di ragazzi e ragazze che facevano un corso di teatro, al terzo giorno, i vegani non c'erano neanche, al terzo giorno mio padre prese e arrivò mentre la gente mangiava e buttò sul tavolo con alcuni amici una decina di sacchetti di polli arrosto. Io vidi 100 persone sbranarsi i polli senza neanche aprire le confezioni. Allora imporre i cambiamenti in maniera autoritaria non funziona. Non è pensabile che il genere umano smette di mangiare carne. Bisogna spiegare alla gente che se ne mangia troppo, come se mangia troppo zucchero, bravo, si ammazza. Bravo. Bisogna spiegare alla gente che ci sono dei veleni come l'olio di semi industriale che fanno malissimo. Chiaro. Com'è a proposito del pasticcino? Scusa. Buono, buono. Io uno l'ho preso e era buonissimo, provo anche il secondo. Non esagerare che c'hai la panza. Ed è la stessa identica cosa, no, posso? Scusate, e qua voglio dire. Ed è... No, assolutamente. Sa di uovo, c'è l'uovo? No, assolutamente. No, no, viene fatta con praticamente latte vegetale, farina, curcuma, bacello di vaniglia e zucchero, senza mettere secrezioni. Ma non è vero, non metto latte, bacino, non metto uovo. È buono, vegano. Se possiamo veramente mangiare e gustare robe buone e piacevoli senza mandare nessuno al macello, senza che nessuno muoia di fame e senza che il pianeta si inquini, si può veramente. Io non mi sento diversi da voi. Io prima mangiavo tutti e non risparmiavo nessuno. D'accordo, chiarissimo. Vorrei che passasse il principio che il latte... Sani, che devo chiudere, che... Vorrei che passasse il principio che utilizzare il latte sia una roba criminale. No, però io trovo meraviglioso che ci siano persone che amano talmente tanto gli animali che rinunciano. A me manca la bistecca, mi manca la carbonara, perché mi piaceva tantissimo. Anche a me piaceva. Però ho scelto di rinunciarci perché... D'accordo, è una scelta. Per un rispetto verso gli animali. Non è che noi non... Quelli che li mangiano, non è che non li rispettiamo. Come gli animali. Come si fa a rispettare? Non è che non li rispettiamo. Prego. Io li rispetto tantissimo gli animali, però me li mangio pure. Devo chiudere. Allora non li rispetto. Ah, non li rispetto. Se li mangio non li rispetto. Allora, mi fa... Oh. Rispetto nell'animale. Boni, sentiamo Vissani. Non mai con l'olio d'oliva, come ha detto lui. Devo andare in un posto. Ecco, e poi un'altra cosa. Loro mangiano sano, no? Dicono che mangiano sano, i vegani, per l'amor di Dio. Ma voi sapete come viene fatta noci, pesca, albicocche, broccoli, tutte queste piante, i pesticidi che danno, tutti questi insetti. Li danno anche alle monoculture destinate agli allevamenti. Ma lascia perdere, sti parte con queste monoculture. Ma senti, quello non, non mangiamo più. Ma la vuoi far finita? Io mi mangio un vitello. Un vitello intero di fronte a tutti. Si mangiano qualsiasi cosa. Un vitello intero, quanto è buono quel vitello. Bene. Allora. Un vitello è un culo. Invece adesso volevo dirti che io sono vegetariana da 50 anni.
Non mangio la carne perché io ho un cane e ho sempre avuto animali, li amo, li adoro. State zitti. E mi sembra mi sembra di avere nel piatto un pezzettino della zampina o della, della cosa. Va bene. E poi perché grazie a Conte ci porta tutti sotto il ponte. Ho fatto una rima. Questa è Conte, il presidente del Consiglio. È là la poetica. Vabbè, d'accordo. Bene, allora vi ringrazio tutti di essere stati con noi. Noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 21.30, sempre su Rete 4. Non mi fanno neanche parlare, comincia la muova. Che non c'è più rispetto per i conduttori. Cioè. Ma che mondo è? Quelli non mi fanno parlare, il regista manda la musica, ma che è? Ma fatela voi sta trasmissione, ciao, vi aspetto!